prima cosa da fare è quella di non guardare la classifica perché gli impianti hanno fatto già abbastanza danni, basti pensare solo a come sarebbe potuta cambiare la classifica con due vittorie con Potenza e Monterosi. L'Avellino invece deve ripartire dal successo con il Brindisi e anche dalle parole di Marco Armellino. Partiti con presupposti di cercare di vincere il campionato. Adesso siamo lontani dal primo posto, quindi capisco la loro delusione, però dobbiamo cercare di ritornare quelli che eravamo. E giustamente loro si aspettano i risultati e pian piano dobbiamo cercare con le vittorie di riportare dalla nostra parte. Perché non ti nego che giocando questo finale di stagione, quello che sarà con i tifosi dalla nostra parte, penso che è una forza in più per tutti, per me in primis. Se ci sarà o meno una vera pace con la Sud lo scopriremo nei prossimi giorni, al massimo sabato a Giugliano, visto che spesso calciatori e tifosi si sono confrontati per sciogliere nodi e abbassare i livelli della tensione. Di certo creare un clima di unione potrebbe solo aiutare da qui alla fine del campionato. Intanto sul campo stanno tutti bene, o almeno così sembra, l'unico che rimane sotto osservazione è Varela, che a breve potrebbe tornare a correre e calciare. Per il resto la competizione resta alta, visto che dopo il turno di riposo Sgarbi è pronto a riprendersi la maglia da titolare con Gori, che potrebbe tornare di nuovo in panchina. E poi c'è chi, come capitan Tito, ha perso il posto e aspetta un'occasione per poterselo riprendere. O ancora tanti altri, vedi Michele Marconi, che hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per dire la loro. Tante frecce a disposizione, di pazienza, a lui il compito di usarle tutte con intelligenza ed equilibrio, da qui alla fine e naturalmente poi nei playoff.